perché lei con i troll è stata abbastanza bersagliata, o mi sbaglio? Ma io lei ha avuto l'impressione che ci fosse una regia organizzata, orchestrata? Beh, sicuramente sì, c'è stata e c'è una regia organizzata a livello politico, una strategia, cioè non è che io sono stata fatta oggetto di attacchi, di odio, di minacce, di morte solamente perché sono donna o sono antifascista o sono una che difende i diritti umani delle persone. È stato deciso a tavolino, e quando Salvini ha deciso di associare il mio nome a quello di ogni delitto commesso da un migrante facendo hashtag risorse boldriniane, Salvini ha commesso lui un'azione criminale nei miei confronti, perché io con i delinquenti non ho niente a che vedere. Fare questo giorno dopo giorno per anni vuol dire tentare di delegittimare una persona. Allora, questo libro qua, La grande nemica di Flavio Livernini, ecco, di Flavio Livernini, dimostra la strategia che c'è stata dietro, fa nome e cognome, parla dei troll, che sono, appunto, come diceva Puente, non dobbiamo andare lontano, perché qui c'è la fabbrica dei troll, qui nel web e nel deep web ci sono delle connessioni che fanno paura. Noi pensiamo che siano ragazzate, è tutto deciso a tavolino, e questo inquina però il dibattito pubblico. Però vorrei sapere chi in questo tavolo non è stato insultato. Questo su web. Inquina il dibattito pubblico. Questo inquina il dibattito pubblico. Non c'è dubbio. Lo inquina. E questo l'ha fatto. Di insulti al giorno, anche piuttosto qui c'è sanguinosi. Una qui non c'è l'insulto tout court. Qua c'è una strategia fatta a tavolino. Va bene? Se uno della Lega sarebbe complottista. Allora, perché quando una persona viene fatta bersaglio per anni associandola a delle reati, ma credo che anche da Milano Formigli ricevano tutti i giorni la loro buona allora dose. Se lei la vuole buttare così in caciara, si due dice cose Roma, velocissime. Non prende seriamente quello che io le sto dicendo, e non mi fa piacere questo, perché io la ritengo una persona capace di interloquire. Se le sto dicendo che tutto questo è fatto in modo strategico per delegittimare, inquinare il dibattito pubblico e dunque alterare anche, come dire, il consenso e il dissenso dell'elettorato, è una cosa molto grave, dovrebbe preoccupare ogni persona democratica.